io non vedo assolutamente niente perché ci vuoi fare negli occhi, però quando noi abbiamo pensato a questa manifestazione che stiamo vivendo stasera, questo momento, questa kermesse, non abbiamo pensato a un concerto, non vogliamo offrire un concerto, certo siamo musicisti, siamo ballerini, cantanti, quindi questo è il nostro linguaggio. L'idea era quella di interagire col pubblico. Quindi potrebbe essere anche l'idea, magari, che noi accendiamo le luci della sala in questo momento, anche perché volevo mettere a disposizione vostra un microfono per tutti quelli, in particolare la stampa, ma non solo, che vorranno interagire, magari farci qualche domanda, perché sennò c'è il rischio che poi domani sui giornali si scriva qualche piccola imprecisione, come in questi giorni purtroppo noi abbiamo registrato. Io vorrei quindi passare dalla formalità di quello che è stato lo spettacolo fino adesso a una cosa un po' più informale, dove si possa coinvolgere anche il pubblico che è in sala. Questo era lo scopo di questa cosa. Voi sapete che stiamo facendo una veglia. Una veglia perché domani a mezzogiorno e mezza il ministro Bondi incontrerà le organizzazioni sindacali, le nostre segreterie nazionali. E un evento importante perché il ministro Bondi, da quando è ministro, non ci ha mai convocati, non ha mai parlato con i sindacati. Ma so che è impegnatissimo perché è anche poeta, quindi. Però con lui non ci ha parlato mai. Però al suo posto magari parla qualcun altro, magari si danno cifre, si spiega che quelli che fanno questo lavoro sono dei privilegiati, si spiega che lavoriamo poco, guadagniamo un sacco di soldi, insomma, vediamo se durante questa serata riusciamo anche col vostro aiuto, magari qualcuno di voi ha delle curiosità e magari vuol chiederci come si fa questo lavoro, siamo qui, lì ci sarà un microfono e qualcuno, basta solo alzare la mano e qualcuno poi chiederà. Ovviamente il concerto non è finito, adesso ci saranno altre cose, io voglio solo dirvi solo un paio di cose, poi magari se ci sarà lo spazio ci parleranno anche i miei colleghi e voglio dire qualcos'altro. Però intanto vi voglio dire questo, dice, c'è una intervista sulla stampa del maestro Riccardo Scelli che tutti conosciamo e la giornalista a un certo punto gli chiede, ma insomma, ma qual è il problema? E io vi leggo quello che dice il maestro Scelli. La dignità del lavoro artistico. Stabilito questo, diventa assai più facile scrivere le regole, dice il maestro Scelli. La mia orchestra, lui è il direttore stabile all'Ipsia, la mia orchestra è formata da 185 musicisti. Lavoriamo per il teatro d'opera, per la stagione dei concerti, per le cantate e gli oratori di Bach. Nessuno ritiene che sia troppo. Questa orchestra ha una storia meravigliosa, ma nello stesso tempo una straordinaria volontà di rinnovamento. La convinzione profonda che la tradizione sia il viatico migliore per il futuro. Io penso che questo raccoglie molto dei ragionamenti che noi tentiamo di fare. In questi due giorni siamo tutti stati impegnati a rispondere alle domande dei giornali e delle televisioni di chi ci cercava per dire, ma insomma, che volete, qual è il problema, no? Quello che passa è una cosa un tantino diversa dalla realtà. Io non vorrei usare francesismi, però vorrei dire che tutto, per come si sta portando avanti questa vicenda, noi possiamo essere solo che interfanti. Non c'è altro modo da dire. Facciamo un lavoro che è di grande sacrificio, forse qualcuno di voi lo sa, chi fa questo mestiere. Poi nel proseguo, io mi auguro, quando loro avranno suonato lo spettacolo, si sposterà su palcoscenico, avremo dei gruppi e lì magari sarà più facile anche interagire con loro. Io vorrei far parlare qualcuno anche di quelli che suonano, farci raccontare come hanno preso questa carriera, quello che fanno nella vita, se hanno molto tempo per andare a spasso. Queste cose, poi magari io vi invito proprio a chiedere voi, a fare a voi queste domande, e che io vi venga a dire che non guadagno 70.000 euro l'anno vale quanto la parola del sottosegretario Ciro che invece dice che io guadagno 70.000 euro. Io sono contento, sarei molto più contento di guadagnare in media
70.000 euro l'anno, ohimè non è così. Sappiamo qualcuno si è portato il CUD, non lo so, che dobbiamo fare? Non lo so. Vi giuro che qui 70.000 euro l'anno non li guadagno, io lavoro qui da 31 anni, sono lì dentro da 31 anni, e io i 70.000 euro non li guadagno. Li guadagno molti, molti, molti di meno. 16 ore alla settimana non lavora nessuno, perché 16 ore alla settimana, quello che voi avete sentito, non si fa. E se andare in giro, un politico che sa parlare e leggere, è anche vero, però dei numeri ci capisce poco, non li capisce, non sa dare anche, e siccome non capisce bene i numeri, a volte dà i numeri, a volte dà i numeri.